Licini è forse il più ribelle dei pittori italiani di nuova generazione di inizio secolo. Questa mostra rivela forse il più grande segreto, la più grande qualità dell'arte italiana di quel periodo. Uno degli angoli, dei perni della mostra è sicuramente quello dedicato all'arte astratta. Sono dipinti eseguiti fra 1932 e 1937. Forse è l'angolo più segreto e prezioso di un pittore prezioso e segreto. Sono dei quadri rarissimi che siamo riusciti a portare qui alla Peggy Guggenheim per rivelare al pubblico un momento straordinario dell'arte italiana che è durato pochissimo, una sorta di esplosione. Guardare, muovere, volare, staccare i piedi da terra, questo era quello che desiderava Licini nella sua pittura. Il mondo di Licini è un mondo popolato di assoluti personaggi, anzi sono i personaggi desiderati da sempre, quelli che lui cerca fin dall'infanzia. Gli angeli ribelli, sono quegli angeli che sono caduti ma che in realtà lui aspetta che attraversino il mare, l'oceano, che falchino in un qualche modo lo spazio. Dall'altra parte, in controcanto, una serie di amalassunte occupano, o meglio, volano in una stanza. Belle, dispettose, seducenti, regine, fumatrici, arrabbiate. Assolutamente un insieme di personaggi che è rarissimo vedere riuniti in un unico spazio. Ma soprattutto la luna. Licini ha nella luna il corrispettivo della fantasia, della lontananza, della malinconia, della felicità, dell'erotismo. Penso che questa mostra sarà una rivelazione per i giovani, perché i suoi personaggi si librano in uno spazio virtuale, colorato, straordinario e vitalistico. Parlano di una possibile futura libertà.